Bene amici, ci siamo quasi, non vedo l'ora, sole, neve, tanti amici con cui sciare. Ma perché non ve l'ho ancora detto? Stiamo preparando una sorpresa per voi, anzi la stiamo preparando da un pezzo. Però prima vediamo cosa ha preparato Giuliano Latuga che si sta dirigendo in Germania per delle particolari omologazioni. Pronto? Giuliano, buonasera di nuovo, ci abbiamo scoperto in partenza per la Germania. Sì. Ancora una volta latitante dal nostro studio, spero che poi presto ci tornerai a trovare, insomma. Molto volentieri, sai che è per forza di causa maggiore, ma infatti, durante senti, il fine anno si a sovrappongono parte molti direi impegni. di dare un'anticipazione, una piccola sulla settimana prossima che parleremo di normative e di controlli Certo. e volevo lanciare questo messaggio perché è molto importante, quindi andremo a spiegare nel dettaglio, no, tutta la parte legislativa o tecnica per quanto riguarda l'omologazione, eccetera. Certo. Vorrei questa settimana, dato che ci hanno, a parte l'avevamo già lasciato un attimo in sospeso questo argomento, quello dei cerchi pneumatici, sto parlando, ma inoltre abbiamo ricevuto molte mail appunto per avere maggiori delucidazioni su questa cosa, perché come tu sai, i tuner si occupano, cioè, voglio dire, il cerchione o pneumatico è all'ordine del giorno come modifica, no? Di base, forse per un allestimento tuning. Cercherò di andare veloce perché le cose da dire sono tante e il tempo invece è molto stretto. Come al solito. Quindi, in poche parole, potremmo dire che appunto rispetto al caso precedente noi possiamo trovarci davanti alla necessità di omologare cerchi pneumatici che non abbiamo né la possibilità di averlo attraverso una relazione tecnica perché era di primo equipaggiamento da parte della casa, né tantomeno attraverso la possibilità di avere il nulla osta della casa stessa. In questo caso dobbiamo ricorrere alle omologazioni europee e quindi per semplificare ai nostri amici telespettatori come funziona tutto il meccanismo, gli diciamo che devono mandarci una fotocopia del libretto dove vogliono montare i nuovi pneumatici e dirci la misura che vogliono montare. Noi facciamo una ricerca sull'appunto sui tabulati europei che abbiamo e da qui possiamo dire sì, si può fare o no, non si può fare. Solo successivamente possiamo a questo punto riuscire a identificare insieme al nostro cliente tutte le caratteristiche tecniche necessarie per fare l'aggiornamento, specialmente quando le dimensioni dei pneumatici sono molto grandi, ci sono degli interventi specifici da fare, tipo per esempio rinforzare i braccetti, sostituire le scatole dello sterzo o quant'altro. Quello lo diremo appunto appena il cliente avrà deciso di fare la trasformazione. Noi poi cureremo tutta la parte tecnica e amministrativa di modo tale che in questo caso venga aggiornata direttamente la carta di circolazione, perché per i cerchi pneumatici preferiamo perseguire l'iter di aggiornare completamente anche la carta di circolazione e non rilasciare una semplice Quindi in maniera certificazione. diretta, insomma, senza fare in un Esattamente. secondo momento. Perfetto. Perché direi che la cosa migliore, come tu hai appena detto, onde evitare tutti i vari controlli. Esatto, poi magari ne Quindi. parleremo un pochino più nel dettaglio su queste cose la volta prossima, ma vogliamo sempre tranquillizzare i nostri amici che molto spesso è facile poter riuscire ad aggiornare una carta di circolazione con i cerchi pneumatici di misura che non rientrano tra quelle che le case o gli importatori danno come nulla osta. Quindi magari uno pensa che non possa essere fattibile la trasformazione, poi invece abbiamo scoperto che mantenendo la famosa circonferenza di rotolamento dentro determinati parametri si riesce a garantire l'aggiornamento. Benissimo, Giuliano, io direi di ringraziare il nostro pubblico, ringraziare ovviamente anche Perfetto. la tua persona come al solito per la consulenza. Perfetto. Diamo l'appuntamento a settimana prossima, diamo una breve anche su una novità che appunto da quest'anno, no? Visto che abbiamo appena iniziato il nuovo anno, ci sarà anche per quanto riguarda il tuo discorso, ci sarà Certo. questo mega camper che potrà girare per l'Italia, quindi per andare a casa propria, se così possiamo dire, dei centri di installazione autorizzati o di eventuali club autorizzati, magari Accreditati. accreditati anche Dovranno con la. accreditarsi presso di noi e noi gli garantiremo la possibilità di andare direttamente col nostro motorhome a fare gli aggiornamenti presso di loro. Benissimo, quindi anche per questo caso contattate la nostra redazione perché Perfetto. insieme si possono creare questo tipo di situazione di Di sinergia. sinergia. Grazie ancora Giuliano, una buona continuazione, un buon viaggio, ti auguriamo Grazie, spero di da vederti parte al più nostra. presto al mio rientro. Benissimo, di nuovo, Ciao, grazie. ciao, JD.